Buonasera a tutti, io sono Marika Casimatis della lista Casimatis. Allora, partirei da un punto di vista particolare. La nostra lista ha al centro del suo programma i servizi pubblici. Servizi pubblici come di beni comuni, di quelli che devono essere servizi fatti nell'interesse della cittadinanza, che devono essere pubblici anche grazie a un referendum che ha ribadito che i beni comuni devono essere in mano pubblica, e con un obiettivo che è diametralmente diverso rispetto a quello che hanno portato avanti le precedenti amministrazioni. Allora, il fatto che le nostre partecipate siano in crisi, che siano in una fase in cui, diciamo, il debito sta diventando sempre più grande, che c'è questa, tra virgolette, necessità di razionalizzare i lavoratori e i dipendenti, forse è legata a una politica voluta, quella di far fallire le aziende pubbliche per poterle poi dare in mano ai privati. Allora, questo lo vediamo a tutti i livelli, non solo nelle partecipate di cui stiamo parlando adesso, ma sicuramente è stata una strategia politica portata avanti volutamente dalla classe che ci ha amministrato fino ad oggi. Ora, il fatto che una partecipata pubblica deve essere mal gestita, che non possa rispettare i criteri di efficienza ed efficacia, è legata proprio a questa idea che dobbiamo per forza andare verso una liberalizzazione, una privatizzazione dei servizi pubblici. Noi siamo totalmente contrari a questo tipo di politica e ribadiamo con forza il fatto che le municipalizzate devono restare in mano pubblica, e soprattutto il controllo, se anche c'è una partecipazione di privato, debba comunque e sempre restare in mano pubblica, perché i servizi essenziali di base, come possono essere quelli legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acqua, piuttosto che ai trasporti, noi riteniamo che siano quei bisogni essenziali che devono essere soddisfatti nella cittadinanza, sono garantiti dalla Costituzione italiana. E per questo motivo noi riteniamo che il pareggio di bilancio al quale siamo vincolati, in realtà, in corrispondenza dei beni comuni, possa essere superato. Ci sono delle sentenze che ci danno ragione, che sono state già perseguite per esempio in altri comuni, a Napoli, dove è possibile superare il pareggio del bilancio per fare degli investimenti, per assumere personale. Allora, questa è l'idea politica che abbiamo e che vogliamo portare avanti nel comune di Genova. Sicuramente possiamo elencare tutta una serie di errori, però secondo me è un po', diciamo, guardando le cose come stanno, le esternalizzazioni, questo spezzettare il servizio, ma non avere un controllo sulla qualità del servizio stesso, è stata un'azione politica voluta e finalizzata proprio alla privatizzazione. Parliamo di AMIO. Adesso sembra che IREN debba essere l'unico partner possibile senza aver fatto una gara. Allora, questo tipo di gestione politica assolutamente antidemocratica, che chiaramente è andata contro gli interessi dei lavoratori, i quali invece devono avere, secondo me, una voce in capitolo molto forte. Io ho un'esperienza sindacale, sono dirigente provinciale di un sindacato della scuola della Gilda e rappresento anche gli Unicobas qui in Liguria, e so che il lavoro è la cosa più importante, la qualità del lavoro. Se il lavoratore è gratificato, gli viene data la possibilità, la responsabilità del suo servizio, allora il servizio stesso migliora in grande qualità. E siccome pensiamo che comunque i processi debbano essere sempre partecipati, in una municipalizzata la componente dei lavoratori non può mai mancare, deve essere presente e a pari livello di contrattazione rispetto a tutti gli altri portatori di interessi. Vi chiedo di fare silenzio però durante gli interventi, grazie. La discarica di Scarpino 1,
un'iniziativa che si può fare per risanare la discarica è quella di chiedere allo Stato a Roma di partecipare al risanamento, in quanto nella discarica di Scarpino, la 1, quella diciamo che non è impermeabilizzata e che produce continuamente percolato ogni volta che piove, in realtà si può chiedere la partecipazione allo Stato, perché a Scarpino 1 ci hanno buttato la spazzatura tutti, da tutta Italia è arrivata, ecco. E quindi non è corretto che si chieda risanamento e quindi di metter mano al portafoglio ai genovesi, ma si vada anche a chiedere di responsabilizzare tutti coloro che negli anni hanno portato rifiuti che non si sa bene neanche di che tipo, che sono andati a essere depositati nella discarica. Quindi sicuramente una partecipazione dello Stato, il sindaco può andare a chiedere se ne ha voglia, se ha la volontà politica di imporsi in questo senso, chiedere dei soldi, perché Genova ha il diritto di avere questi rimborsi. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, noi pensiamo che la soluzione di lavoro per Genova sia l'economia circolare, quindi la raccolta differenziata spinta e tutti quegli steps che fanno parte proprio del recupero e del riciclo delle materie prime. Io credo che qui i lavoratori AMIU possono avere veramente una risposta anche occupazionale di qualità, perché chiaramente ci vorranno dei corsi di formazione, di specializzazione, perché le tecnologie applicate alla raccolta differenziata, al recupero, sono molto importanti e sono molto specializzate, quindi c'è bisogno di personale specializzato, e questo credo che sia una risorsa importante che i lavoratori possono tenere presente. Per quanto riguarda i trasporti, anche qua noi riteniamo che il trasporto ovviamente pubblico deve essere privilegiato, e si possono comunque creare dei risparmi e risanare l'azienda anche partendo da una razionalizzazione del servizio. Per esempio le strisce gialle continue, che permettono di aumentare il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici in modo che siano effettivamente concorrenziali rispetto al mezzo privato. Un abbassamento della tariffa, del prezzo del biglietto piuttosto che dell'abbonamento, che aumenterebbe l'utenza rivolta verso il servizio pubblico. Ci sono degli strumenti che, se la politica li vuole mettere in atto, possono essere realizzati e creare del risanamento. Ahimè, ho già finito il tempo, grazie. Per quanto riguarda la sicurezza sui mezzi, io ho sentito diverse opzioni, quali per esempio appunto dei vigilantes piuttosto che forze di polizia o quant'altro, ma non mi sento sinceramente di dare delle risposte preconfezionate, perché ritengo che siano i lavoratori che sono quotidianamente sui mezzi che hanno le risposte ai loro problemi. Quindi io penso che il sistema per rendere più sicuro il viaggio notturno, serale, in certe zone soprattutto della città, possa venire quindi dai lavoratori, da proposte che poi si può vedere se tecnicamente si possono risolvere. È chiaro che aumentare il numero dei vigili sui mezzi sarebbe molto interessante, ma ahimè qui si combatte con i numeri delle persone, perché anche i vigili sono sotto numerari e quindi abbiamo un problema di personale. Bisogna studiarlo insieme, ecco, qual è il sistema migliore per riuscire a dare sicurezza. Sicuramente passare per l'educazione civica della cittadinanza, e che può passare anche tramite, per esempio, degli interventi che possono essere fatti nelle scuole, nei ragazzi delle scuole superiori magari, perché ci sia un'educazione al bene comune, il più generale, e quindi al servizio, e che riguarda più in modo molto esteso. Scusate. Quello che è il vivere civico e la partecipazione, che deve partire comunque da un'educazione che nella scuola può trovare luogo giusto. Ecco, per esempio si potrebbero fare degli incontri con gli autisti, con gli operatori che vivono sulla loro pelle la situazione e quindi possono dare delle anche indicazioni all'utenza. Si può fare anche un discorso di prevenzione legato proprio a un'informazione che il comune può fornire alla cittadinanza legati a questo.
credo che militarizzare gli autobus sia veramente impossibile e non utile, ecco, da questo punto di vista, ma che passi attraverso un discorso culturale, la cura del bene comune. L'altra domanda, mi sfugge un altro... le officine. Allora, anche qui ho parlato con alcuni di voi che lavorano sui mezzi. Il problema, mi sembra di aver capito, è anche legato al fatto che ci sono mezzi di tipo diverso, per cui hanno bisogno di pezzi di ricambio diversi, quindi non c'è una officina che centralizza le esigenze, la possibilità di intervenire, quindi il ritardo o non... la messa in sicurezza di ricambi di certi componenti deriva proprio dalla difficoltà poi di reperire, perché i mezzi sono stati recuperati a risparmio e quindi non abbiamo dei ricambi omogenei nelle officine. Questo crea dei grossi problemi per quanto riguarda la manutenzione e la sicurezza dei mezzi. Chiaramente l'atteggiamento dell'amministrazione sarà quella sicuramente di trovare il maggior disponibilità di risorse per coprire il servizio. Bisogna vedere poi le disponibilità che ci saranno, però io parto da quel concetto che avevo già espresso prima, nel senso che il servizio, se è un servizio essenziale che riteniamo per quanto riguarda il trasporto pubblico, allora lo dobbiamo assicurare in qualunque modo, soprattutto anche in quelle aree collinari dove esistono quelli che, diciamo, dal punto di vista dell'efficienza economica vengono considerati rami secchi. Si ritiene che in realtà anche questi debbano essere serviti e le persone che abitano in zone di collina o di entroterra debbono avere lo stesso diritto di coloro che abitano in pianura per nella parte bassa del territorio, lo stesso diritto al servizio. Allora, siccome abbiamo una Costituzione che ci permette di dire che certi servizi sono essenziali e devono essere garantiti, allora, come ho già detto precedentemente, il sindaco può effettivamente fare pressione e fare quelle iniziative, portarle avanti affinché quel servizio venga effettivamente erogato e garantito. Quindi se io parlo di un servizio essenziale, parlo di un qualcosa che mi permette di garantire la democrazia del trasporto e quindi i diritti di tutti i cittadini, anche di quel ragazzino che abita in una frazione distante, di poter raggiungere col trasporto pubblico la sua scuola. E in questo senso, quindi, l'intervento di un sindaco può anche cambiare un po' il paradigma. Scusate, potete, no? Fare silenzio, per favore. Grazie. Cambiare il paradigma, che non è legato esclusivamente a quello dell'efficienza e dell'economicità del servizio, ma anche quello proprio dell'erogazione di un servizio che poi è un bene comune. La disponibilità poi che ci sarà legata a tutto quello che hanno già detto gli altri oratori e chiaramente deve essere presa in considerazione, si potrà vedere soltanto poi al momento. Chiaramente il prolungamento del contratto di servizio deve essere una priorità, proprio in questo senso, perché deve essere garantito a tutti il diritto. Genova purtroppo, la sua provincia, l'area metropolitana, ha un territorio che ha una morfologia particolare, nel senso che non tutte le aree possono garantire la stessa efficienza, ma sta nell'organizzazione del servizio, la buona organizzazione del servizio, quella che non ha caratterizzato le aziende del trasporto oggi, possa effettivamente garantire un'equità sociale per tutti. Allora, quanto è stato detto sicuramente in alcuni aspetti sono condivisibili, nel senso che IREN, è vero, diciamo che è una multi-utility che ha come scopo il profitto e quindi ricarica sulle tariffe dell'acqua chiaramente il suo profitto. Abbiamo visto quest'anno effettivamente come non viene assolutamente portata avanti la manutenzione degli impianti. Però in realtà qual è la disponibilità, la possibilità che ha il sindaco di incidere? È veramente poca, nel senso che esercitare
il controllo effettivamente ormai alle condizioni che sono state sottoscritte con IREN io non credo che siano, possibili, ecco. Se no diciamo che la mancanza dell'attuale sindaco sarebbe veramente enorme con tutti gli incidenti e le rotture di tubature che ci sono state quest'anno. In realtà c'è un vincolo molto forte, il monito è quello, ecco, di non ripetere gli stessi errori con Amio, ecco. Non cedere assolutamente il controllo dell'efficienza dell'erogazione del servizio, perché deve essere la priorità per l'azienda che ha fatto un accordo col comune, ecco, perché siamo sempre sullo stesso discorso del servizio pubblico, che deve essere un servizio pubblico e che deve tutelare soprattutto i cittadini. Sicuramente diventa un po' imbarazzante per certi aspetti parlare di IREN cercando di tutelarne l'immagine, perché in realtà IREN è questa multi-utility che vuole monopolizzare i servizi di acqua, della gestione dei rifiuti, e privatizzando attraverso quindi dei processi successivi che vedranno effettivamente diventare una partecipazione privata, ecco, non più un ente pubblico come lo è attualmente. Quindi direi che forse il discorso è fuori dal controllo del sindaco per quanto riguarda la gestione di IREN. Io non credo che ci siano possibilità in quel senso, ecco, almeno qualcuno potrà smentirmi, ecco. Il rischio è quello di stare fuori da IREN, ecco, quindi di non inserirlo in una trattativa che riguardi il possibile risanamento di Amio, anche perché l'esperienza è questa: l'attuale amministrazione ha portato avanti a più riprese il tentativo, no, di svendere Amio a IREN per interessi evidentemente particolari che sono legati proprio alla gestione, al futuro di quello che sarà IREN. E secondo me questo è un monito molto importante. Grazie.